Di nuovo ben interconnessi col mondo di Spreaker, Spreaker con la K. Naturalmente i canali da trovare sono Roberto De Angelis RDA Radio 1 e Stefano Tinis Tap Radio. Minuto 91esimo, opinioni a confronto. Mancano esattamente 3 ore e 25 minuti all'inizio della partita che vedrà protagonista la Roma questa sera contro il Milan. E adesso mi collego con una persona che tempo fa, in epoca non sospetta, mi aveva detto: non è che la vedo proprio bene in Coppa dei Campioni. Boh, io ho tante perplessità. E io avevo risposto: ma dai, la Roma sta andando forte, passerà il girone, eccetera, eccetera. No, no, perché c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro. Io ho sintetizzato così. Ma questo signore ha fatto sì che poi quelle situazioni negative venissero tutte a galla, come se lo fosse sentito in anticipo. Buon pomeriggio a Marco Ferrazzoli, come stai, Marco? Buon pomeriggio, bene, abbastanza bene, Roberto. Oh, abbastanza bene, è una serata un po' fredda, ma è giusto che sia così, siamo sotto Natale, no, Marco? Sì, pare che oggi sia il 20 di dicembre, quindi è il tempo suo, Beh, diciamo. se non lo fa adesso, non lo farà più, no? Sì, Normale. beh, pure è bello, insomma, un po' d'atmosfera, un po' di fresco, natalizio. Eh sì, è vero. Allora, ascolta, Marco, parlavamo chiaramente di Roma. Per questa sera c'è Roma-Milan. Che Roma ti aspetti? Una Roma, forte o sei ancora deluso dall'uscita in Coppa dei Campioni? Beh, sono molto deluso dall'uscita in Coppa dei Campioni perché, ecco, diciamo che me lo aspettavo perché comunque le squadre erano superiori, tranne il CSKA, le altre due erano superiori alla Roma. E per quanto riguarda questa sera con il Milan, secondo me, ecco, la Roma è superiore al Milan e quindi vincerà sicuramente. La Roma Grande vincerà? pronostico, diciamo, fiducioso della vittoria, nonostante Meneza, che è un bellissimo giocatore, però ecco, secondo me non è un campione affermato ad alti livelli, insomma. Beh, anche perché qui a Roma ci ha abituato ad altalene di rendimento da paura. Quando doveva fare la grande esplosione non si è mai visto Menez. Infatti, quello è il problema, sarà proprio quello il problema. Sicuramente stasera, secondo me, non farà una bella partita e resterà anonimo, quindi il Milan comunque non è più il Milan di 10 anni fa, insomma, quindi Ho capito. non ho paura del Milan questa sera, non ho più niente paura, Ma però. pensi Marco che del Milan no, ma di Menez dovremmo aver paura calcisticamente parlando oppure no? Ma secondo me no, guarda, sinceramente no, perché la Roma è una squadra comunque forte, se regge in difesa abbiamo anche possibilità, insomma, di partire in contropiede molto velocemente, quindi penso farà una bella partita a Roma. Che cosa non ti piace attualmente di questa Roma? Non mi piace. No, diciamo che non mi piace abbastanza, ecco, la cosa di più è l'allenatore, proprio sono contento che ci sia Garcia, no? Perché è un uomo veramente intelligente, veramente con le cosiddette, come si dice, anche le ultime polemiche che ci sono state, si è rivelato molto una forte personalità, e questo già è tantissimo, secondo me. Come squadra, certo, alla fine, ecco, la Juventus è molto forte, anche lei, e per il campionato sarà fine un tira e molla fino alla fine, non è che noi abbiamo lo scudetto già in tasca, però è una bella squadra che può ancora migliorare, speriamo che a gennaio migliori, ecco, se Speriamo che a compriamo gennaio qualcuno. migliori e soprattutto dobbiamo augurarci per assurdo che la Juventus possa proseguire da febbraio in poi il cammino in Coppa dei Campioni, così è divisa su due fronti e non potrà convogliare le forze solo sull'intero campionato. Sì, quello sì, però speriamo anche che, insomma, arrivi in finale la verba, da romanisti. Ci auguriamo tutti che succeda questo. Speriamo che sia così, no Marco? Per cui, diciamo, l'auspicio per questa sera è positivo e speriamo che i ragazzi non ci possano né ci debbano deludere.
No, penso di no, anche perché la Roma, ecco, sta macinando molto bene il gioco, cammina abbastanza bene, corre abbastanza bene, quindi secondo me questa sera sarà una bella partita, Roma vincerà. E questo è Secondo me. il diktat di Marco Ferrazzoli. E per Sì. quanto riguarda il portiere della Roma, sei soddisfatto di Morgan De Sanctis o sei tra quelli che dice che bisognerà prima o poi sostituirlo? No, bisogna sostituirlo, però non è facile, non è facile, quindi, non è facile trovare un portiere nuovo forte, anche perché chi ce l'ha se lo tiene, non è che lo vende facilmente. È un portiere nella media, È un partito che è un però. buon portiere e qualche volta fa qualche gaffo, qualche volta fa belle parate, è così, così è, insomma. Mi sembra che anche Gianluigi Buffon faccia anche degli errori e delle papere rispetto a parate clamorose, no? Sì, però insomma, sempre Buffon, sempre un portiere di primo piano, dei primi al mondo. De Sanctis è un buon portiere, sì. Secondo me, ecco, se facesse qualche gaffe in meno, ecco, quel rinvio sull'avversario, dove il pallone andava direttamente in gol, quella era proprio una cosa un po', insomma, una farsa, non ci volevo credere. Sì, pure io sono rimasto allibito. Mai vista una cosa del genere, insomma, veramente. Diciamo che sei. Però non lo so, però come persona mi piace, perché comunque è tenace, professionista, quindi come persona mi piace. Come portiere è un buon portiere, ce ne stanno tanti, non lo so, uno vale l'altro, ecco, non è che ci stanno portieri proprio che eccellono tantissimo rispetto agli altri, insomma, quindi Esatto. C'è un nella portiere. media, Marco, nel campionato italiano c'è un portiere che ti piace più degli altri e che vorresti alla Roma? O nel campionato italiano. estero, dai, usciamo pure fuori dai confini italiani. Un portiere che vorresti per la Roma, quale potrebbe essere? Ah, Neuer, Neuer è un buon portiere. È un buon portiere, Neuer. Quindi andrebbe bene lui. Quello andrebbe benissimo, eh? Sì. Chi lo sa, Vabbè, bellissimo. sei fiducioso che da gennaio la società farà altri acquisti per rinforzare la rosa, la squadra e via discorrendo? Non lo so se farà altri acquisti, non lo so, stiamo a vedere, penso che comunque uno o due acquisti servano, anche per vincere lo scudetto, perché abbiamo visto, ecco, l'infermeria ci ha tolto parecchi giocatori, il campionato è ancora lungo, perché ecco, fino a maggio ci sono ancora tante partite, poi ci sarà comunque l'Europa League, quindi secondo me almeno due acquisti servono, almeno due acquisti, buoni acquisti, insomma. Anche perché ci sarà la Coppa d'Africa che ci porterà via Gervinho e Keita. Eh sì, praticamente la cosa completa non ce l'avremo quasi mai, ecco, quindi bisogna essere molto attrezzati, perché comunque abbiamo una Coppa, abbiamo anche la Coppa Italia, e lottiamo su tre fronti, per vincere il campionato sarà una finale ogni partita, quindi sicuramente bisogna intervenire, speriamo che ecco, la Roma trovi qualche buon giocatore, non è bisogna comprare per comprare così, insomma, bisogna trovare anche Domani. dei giocatori disposti ad arrivare a gennaio, in genere i grandi giocatori a gennaio non è che si spostino Sì. facilmente, insomma. Domanda conclusiva, è più una Roma da scudetto o da Coppa UEFA secondo te? Ma io spero da scudetto, voglio vincere lo scudetto. Quindi lo scudetto a Roma lo può vincere, deve metterci la determinazione, la tenacia e giocare bene fino alla fine del campionato e quello fa la differenza, eh. Fa quella differenza, chi avrà più agonismo, chi avrà più gambe, chi avrà più mentalità, più concentrazione, più professionalità, perché lo scudetto ecco, si vince per 2 o 3 punti, per Certo. 4 al massimo, non è che si vince per 10 punti, insomma, quindi il dettaglio fa la differenza. E dei sì, piccoli particolari, punti persi qua per strada, magari alla fine peseranno come macigni. Sì, quello sì, però purtroppo non è che uno può tornare indietro e speriamo, ecco, abbiamo visto che la Juve, insomma, non è una squadra imbattibile, può pareggiare anche, può, insomma, quindi anche per lei adesso sarà felicissimo, poi avremo lo scontro diretto in casa, quindi
ci sono buone possibilità di vincere lo scudetto. Certo. Poi vedremo come andrà a finire, insomma. Sì, sì, noi siamo qui, se sportivamente gli avversari saranno superiori alla Roma, a malincuore lo dovremo accettare. Se invece saranno superiori per sviste, torti arbitrali e altre cose che non ci quadrano, lì penso che ci andrà di traverso la spina e saremo molto molto arrabbiati calcisticamente parlando, no? Certo, sì, sicuramente sì, saremo molto arrabbiati, però ecco, vedremo come finire. L'importante è che la Roma, che i giocatori ce la mettano tutta, che non li dividano di loro, facciano gruppo, che nessuno si senta più bravo degli altri, ecco. Queste cose, insomma, sono molto importanti. Deve essere un gruppo fino alla fine, unito, è così che si vince. Se sarà così sarà vittoria, altrimenti, ecco, se qualcuno vuole primeggiare insieme ai magagni e problemi, non si va da nessuna parte. Giusto, giustissimo. Marco Ferrazzoli. Quindi... Allora, Marco, innanzitutto sì. Grazie che sei intervenuto, perché avevo provato a chiamarti in via sperimentale, abbiamo anzi chiacchierato pure un po' e abbiamo rinvigorito la nostra amicizia che è di 24 ore fa, magari fosse vero, sono passati 21-22 anni, qualcosa del genere, ma la passione per le radio, per il giornalismo, per la Roma, insomma un po' per tutto, non c'è mai passata e la ricoltiviamo sempre di più energicamente e vigorosamente. Allora, carissimi e cordialissimi auguri di buon Natale a te famiglia, di vero cuore, di sincero cuore, e portali anche chiaramente a tutti i tuoi parenti. Noi ci risentiamo prossimamente, perché i tuoi commenti, che sono fuori dai cori classici, ogni tanto sono interessanti e quando ti senti qualche spina nel fianco bisognerebbe darti retta di più. Perché quello che doveva avvenire purtroppo è avvenuto. Ma hai per caso delle doti di mago, di veggente? No, assolutamente no. Assolutamente no, però ecco, bisogna tenere sempre il contatto con la realtà, e la realtà era quella, non è che uno si inventi niente, né nel calcio né nella vita, insomma, la realtà che era comunque noi eravamo la terza squadra e comunque le altre due erano molto più forti di noi, secondo me. Questa è la realtà, e poi si è visto anche sul campo, il campo esatto. Parla sempre chiaro e il risultato è stato quello, però intanto siamo arrivati in Champions, lottiamo per lo scudetto, il prossimo anno sicuramente giocheremo la Champions e siamo comunque contenti, abbiamo un bellissimo allenatore, una bella squadra, una società comunque ambiziosa, perché comunque sta facendo delle mosse per costruire lo stadio, è molto importante per arrivare insomma ai livelli di queste grandi squadre europee, quello che vogliamo tutti. È vero. Allora ti do le ultime in casa Roma. Keita non si è allenato per un affaticamento, ma sembra che sia comunque della partita. Resta il dubbio tra Torosidis e Kol. Io spero sempre al 95% Torosidis, perché Kol purtroppo è un ex giocatore. Per quanto riguarda il Milan, Alex è recuperato almeno per la panchina e Muntari sarebbe favorito per completare il centrocampo. Vediamo quella che potrebbe essere la probabile formazione della Roma. De Sanctis fra i pali, Maicon, Manolas, Yang Ambigua e Torosidis come quartetto di difesa. Il trio di centrocampo sarà composto da Keita, De Rossi e Nainggolan e dovrebbero partire dal primo minuto come trio d'attacco Ljajic, Totti e Gervinho. Ti trovi d'accordo con queste scelte se fossero reali? Sì, d'accordissimo, sono i giocatori più in forma, è la mia formazione che Garcia potesse mettere in campo. E sono completamente d'accordo. Esatto, e poi dopo la formazione Forza Roma, si può vincere anche al 95esimo minuto su un palo che rimbalza, che si storce, entra la palla, va bene lo stesso, purché la Roma trionfi e porti a casa questi tre punti e il Milan torni calcisticamente asfaltato a Milano. Certo, Forza Roma, Forza la Magia Roma, un buon Natale a tutti, agli ascoltatori e ci sentiamo presto. Grazie. D'accordo, di nuovo un grande abbraccio a te. Ciao Marco e grazie, buona serata. Grazie mille. Ciao Marco, ciao.
ringraziamento così al simpaticissimo Marco Ferazzoli. Questa era 91esimo minuto, opinioni a confronto, mentre cominciano a mancare all'inizio della partita Roma-Milan 3 ore e 10 minuti. Grazie e vi do appuntamento al prossimo programma, sempre naturalmente su Stapp Radio e su RDA Radio 1, quindi su Stefano Tini Stapp Radio e su Roberto De Angelis RDA Radio 1. E mi raccomando, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio.